con Laura Boldrini donna non ho assolutamente niente, non mi permetterei mai di incitare allo stupro di una persona. È stato strumentalizzato in questi termini, ma lo dichiarai già allora e non era quello il senso del mio posto. Però lei ha scritto proprio il riferimento ai presunti colpevoli di uno stupro che era avvenuto a Rimini, lei scrisse nella settembre 2017 su Facebook. Sì, ma lo ricordo benissimo, me lo ricordo benissimo. Potremmo dargli gli arresti domiciliari a casa della Boldrini, magari gli mette il sorriso, che ne pensate? Che cosa intendeva? Che di fronte alla politica dell'accoglienza, come ha sempre portato avanti l'onorevole Boldrini, che se li prendesse a casa sua magari le rimettono il sorriso, ma era un attacco politico. Però parliamo di mettersi a casa dei colpevoli di uno stupro, quindi ma fosse stato anche un ladro di portafogli, per me era la stessa cosa. Allora forse andava chiarito subito anche il senso del suo post. Ha ragione. L'onorevole Boldrini, io gli ho sentito dire: ho telefonato e ho chiamato per chiarimenti tutti quelli che mi hanno insultato. A me non ha mai chiamato. Non ha pensato lei di fare una telefonata? Ma io l'ho dichiarato. Ho dichiarato: non vorrei che la Boldrini fosse preda di uno stupratore. Però è anche vero che un sindaco forse dovrebbe fare un uso di Facebook un po' più cauto, proprio per evitare possibili fraintendimenti. No, però dobbiamo dirlo a tutti questa cosa, perché io non è che se domani vedo un post di Laura Boldrini dove, non so, Saviano dice che il ministro Salvini è il ministro della malavita, l'onorevole Boldrini scrivesse: Saviano non sei solo, io penso che la Boldrini voglia appoggiare quello che sta dicendo Saviano. Fa politica, lo fanno tutti. Io attacco e pretendo di avere il diritto di attaccare le politiche di Laura Boldrini sull'immigrazione. Che cosa succede adesso dopo questa prima udienza? Hanno rinviato al 15 gennaio, ci ascolteranno sia la parte lesa che l'imputato, e quindi ripeterò quello che sto dicendo a lei, al giudice. Giudice, per la verità, credo voleva ascoltare la parte lesa, ma ha detto che perdeva il treno, quindi ci rivediamo. 15